Ricotta vaccina con zucchero. Ricotta vaccina con zucchero. Allora, lo zucchero proporzionato è 250 grammi ogni chilo di ricotta vaccina. Dopodiché facciamo un assemblaggio con un zucchero composto di canna da zucchero, acqua e fruttosio. Questo noi aggiungiamo 250 grammi ogni chilo litro di latte, perché qua andiamo a fare un'aggiunta di latte. Latte parzialmente scremato. Dopodiché mettiamo anche un infuso di cannella e ne mettiamo 50 grammi per chilo di prodotto finito. Cioè significa 10 kg di prodotto, 6 kg di ricotta già zuccherata con 4 litri di latte. Aggiungiamo noi poi 50 grammi di infuso di cannella che già abbiamo preparato prima, fatto con 1 kg di cannella, 10 litri di acqua e poi fatto ristringere. Abbiamo ottenuto questo impasto di cannella molto aromatico. Dopodiché assemblamo tutti quei prodotti assieme. Iniziamo. Ma lei non si è presentata ancora? Io mi chiamo Giuseppe Pirruccio, pasticceria dei Capristi, Palazzo Allegri di provincia di Siracusa. Così è che siamo completi. Poi che fai, accoppiato dopo? No, però lasciamo così com'è. Ah, come meno ora, cioè, stiamo sagginando, no, va bene. Naturale. Questa è la ricotta, è stata mixata in un cutter a 1500 giri perché l'abbiamo ridotta in una crema. Se tu la vuoi vedere, guarda, è molto cremoso, non c'è agrumo, non c'è niente. Veramente. Sembra un yogurt. Ma la ricotta di dov'è? Vuoi assaggiare? La ricotta è tutta dei Monti Blei. Tutte delle vallate dei Monti Blei dove funziona la nostra ricotta. Da dove nasce questa ispirazione? Della ricotta. Dalla fantasia di un pasticcere, di un operatore, di uno che crede in questo lavoro, questo è. Non innovazione, non è innovazione, questo è proprio uno che dice ma perché non proviamo? E facciamo. L'abbiamo collaudata, a 4 anni che facciamo, abbiamo avuto un successo sempre. Quest'anno visto che loro mi hanno invitato, perché quando sono venuto a Palazzola a contattarmi così per vedere chi ero, gli ho detto io posso portare questa, dice. Eccezionale. Proviamo. Effettivamente riscontro l'abbiamo avuto. Penso di averlo avuto. Sì, sì. È stato un prodotto eccezionale. Da ieri? Sì. Guarda, la cosa più interessante di questa manifestazione è i complimenti delle persone con le transenne. Complimenti. Quando noi abbiamo presentato i nostri prodotti, veramente. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Vivere per questo lavoro. Anche in questo momento non ci sono soddisfazioni economiche, però lo viviamo sempre per dare il massimo. E la passione. Che se perde quella abbiamo finito tutto. Allora guarda, stiamo facendo l'aggiunta dell'infuso di cannella con lo zucchero di canna. Tutto puoi mettere, sapuccio. Ecco. Abbiamo miscelato per togliere i residui. Ma farebbe la pubblicità, no? No. Cos'è che facciamo? Pio Lucari. Ma sono occulta. No, ma per me è la stessa cosa. E poi se bene gli altri diciamo agli di dire. Questa cosa più di YouTube non va. Ah. Quindi. Pio Lucari. Cosa? Il latte, mettiamo qua dentro. E lo misceremo qua. Così non vediamo pubblicità. Ovunque. È ben nemico. Non è un problema, non è un problema, veramente. Nemmeno no. Mi interessa. No. Mettiamo del latte. Latte scremato. Latte scremato. Latte. E misceliamo tutto. Una volta che è stata lavorata con la macchina in 1500 giri, i grumi non esistono. Proprio se male chiama tutto, che diventa unico corpo, sia il latte che la ricotta. Possiamo andare a gelare. Andiamo? Andiamo. Mettiamo in macchina. Andiamo. Andiamo a gelare. Andiamo a gelare. Un attimo che spostiamo quelle cose. Peccati.
che poi a sua volta arriva per l'estrazione della granita e la mantecatura sui 12 gradi, molto di meno di un gelato. Abbiamo la macchina della mantecatura. Faccio vedere ora. Quando stanno? E ho fatto un 10 minuti. Allora c'è il tempo per il caffè. Sono 6 kg di prodotto, un 8-10 minuti. Palazzo alla Crete, 29 giugno, festa di San Paolo, uscita prima dell'una. San Pietro. Alle 11.30 a Palazzo alla Crete, dopodiché non si può entrare più. E dopo alla pasticceria Caprissa? Dopo, ovviamente. Giustamente. Comunque vado, sarà un successo. Prima e dopo. Sì. Prima e dopo. Tempo, e allora magari verso le 7:30 partite, che se ci aspetta un aggiornamento, dai, no, Fulvio, no. L'aggiornamento. Dai, non è. Comunque andateci perché una. Il signor Pippo ha detto che è una splendida manifestazione. Andate a fare colazione, dopodiché andate a fare merenda e dopodiché magari tornate a casa. No? Senza volere, va. Senza volere. Poi dobbiamo tornare. A me non che vi state là. Ciao ragazzi. Ma altra cosa, voi la festa no. Dice, ma perché non la potevamo fare? La proviamo. Io mi ci messo una panna. Insomma, dico, non è pesante. No, no, no. Perché poi è molto diluita. Neanche tanto di zucchero, perché abbiamo dovuto di zucchero perché era rivolto di sopra, perché è una dolce. Esatto. Ora abbiamo due campi. Spero che ci siamo, vero? Ma allora ci sono due tedeschi poi. Nemmeno una cosa, ora non mi pubblica mia. Su YouTube. Ah sì, no. Qualche cosa di cercate speciali. Può essere anche. Signorina. Grazie, signor Caprisse, che non so come si chiama. Io mi chiamo Pippo, Giuseppe. Così, io così, Pippo. Così. Ecco, a me meno di quella. Quello vuoi questa? Io ancora meno. Penso me ne piglio un altro meglio. Sì, devo sapere se mi spavento. Ma io già ieri sono impazzita. Poco, meno della signora che me. Spettacolare. Proprio un assaggino perché. Oh no, me la volta è proprio. Ma l'ho assaggiato tutti quanti perché ero impazzita, ma l'ho un po' dalla testa. Ieri quando l'ho assaggiato, c'erano due miei amici che stavano assaggiato troppo forte. Sì, qualcuno dice, ah, di una volta sono d'inverno, d'estate no. Ma perché? Ottima!